Ciao bei comics, torniamo a parlare della collana Grandi Tesori Marvel, una collana che presenta storie memorabili del passato, prossimo o anche remoto, riproposte in un formato molto grande e, ripeto, molto appagante per i lettori più esigenti come me, che amano vedere i disegni più in grande possibile per una migliore definizione, comprensione e apprezzamento dell'arte, di quella che chiamiamo la non arte. In questo caso abbiamo Magneto Testamento, miniserie del 2008, firmata ai testi da Greg Pak, cui abbiamo parlato per esempio per Planet Hulk, e ai disegni c'è un amico, nonché una delle eccellenze del nostro paese, uno dei primi ad arrivare in pianta stabile sul mercato americano tra gli italiani, ossia Carmine Di Giandomenico, autore, non solo artista abruzzese, al quale sono molto legato, al cui lavoro sono molto legato. La storia, potete immaginare, se avete un minimo di conoscenza della continuity degli X-Men, sapete che la versione originale del principale avversario del gruppo formato da Charles Xavier è Magneto, fondatore e leader della Confraternita dei Mutanti Malvagi, che è un po' un dittatore che non vuole l'integrazione tra uomo e mutante perché teme che l'uomo per natura tenderà sempre a prevaricare sul mutante, ma che vuole o il dominio dei mutanti sugli umani, e ancora meglio l'estinzione degli umani in favore di un mondo mutante. Perché? Perché colui che era noto originariamente come Max Eisenhardt, bambino cresciuto nella Germania degli anni 30, di origini ebree, ha una visione così drammatica, così aggressiva e così autoritaria del mondo che lo circonda, perché ha vissuto in prima persona quella che possiamo probabilmente definire come la pagina più buia dell'umanità, ossia l'ascesa del Terzo Reich in Germania, l'ascesa del nazismo e tutto ciò che poi ha portato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, qui ci concentriamo sulla politica, si fa fatica a definirla così, sulla politica nazista nei confronti degli ebrei tedeschi, ma poi non solo, anche austriaci, polacchi, ungheresi, italiani, ossia il progressivo sterminio di questa etnia. Perché? Perché c'è una serie di motivazioni che non posso stare a discutere qui, ma sostanzialmente gli ebrei davano fastidio perché sin da secoli prima si erano imposti in Europa come una forza economica, perché dovete sapere che la religione cattolica aveva nei confronti del denaro, la materia, il metallo, la carta, aveva un atteggiamento molto critico. Cioè il denaro era una fonte del male, era sporco, e la religione cattolica, cristiano-cattolica, proibiva di praticare determinati esercizi che avessero a che fare col denaro. Quindi questa nicchia, questa lacuna fu occupata molto furbamente da un popolo che esisteva disperso in Europa, di religione diversa, religione ebraica, che non aveva questi vincoli e che quindi poi formò quelli che erano i primi gruppi bancari, i primi banchieri erano ebrei in Europa e quindi diventarono molto ricchi. E soprattutto erano anche bravi e rimanevano molto puri nella loro evoluzione, si sposavano fra di loro, si procreavano fra di loro, quindi rimanevano abbastanza distaccati dal punto di vista evolutivo e demografico dal resto della popolazione europea. E quindi poi, questa è solo una delle tante ragioni, che voglio spiegare un po', cercare un po' di spiegare quello che è stata una follia totale. Però è anche per questo, davano fastidio, andavano in qualche modo ghettizzati prima e poi eliminati dopo. Ecco, mi fa molta fatica parlare di queste cose perché sono un amante della storia, della politica, sono stato ad Auschwitz, ho vissuto, ho visto, sono andato a Berlino, ho visto
musei e foto che non dimenticherò mai, immagini che mi hanno cambiato per sempre, e quindi mi faccio fatica a parlare poi di un fumetto che sostanzialmente parla di questo. È strano Magneto Testamento, è un incrocio piuttosto particolare, sui generi forse unico, perché non è una storia supereroi, è una storia Marvel, ma non c'entra niente di supereroi. Qui sì, c'è il giovane Magneto, il giovane Magneto, ma non utilizzerà mai i suoi poteri nel corso della storia, se non forse in un singolo momento. Ma è il pretesto, utilizzare questo personaggio è il pretesto per fare quello che potremmo definire come graphic journalism, ossia una ricostruzione a fumetti storica, fedele, documentata, con tante didascalie che poi spiegano gli eventi, rendendo Max, il giovane Max, un po' l'occhio del lettore, colui che lo accompagna in questo viaggio di orrore. Partiremo da Berlino, arriveremo a Varsavia, al ghetto di Varsavia, andremo poi ad Auschwitz, nel campo di sterminio più noto della dittatura nazista, e tutto grazie al piccolo Max, alla sua famiglia, ai suoi amici, alla ragazza di cui si innamora. E saremo testimoni di una tragedia, peraltro raccontata anche in maniera piuttosto cruenta. Ci sono due o tre immagini molto ben lasciato intuire, come in tanti film. Non vediamo le persone gassate, anche se le sentiamo. Tutto lasciato intuire al lettore, però ci sono due o tre momenti in cui invece ci viene sbattuta in faccia la violenza, la brutalità, l'orrore di queste pagine di storia. Quindi è un lavoro bellissimo per me, nel suo essere cruento, un lavoro bellissimo perché sensibilizza, e non c'è nulla di meglio per questi medium, per l'arte in generale, della sensibilizzazione del lettore, che magari poi si interesserà e farà anche ricerca e magari andrà a vedere questi posti e ne uscirà cambiato. Molto belli anche gli editoriali di Marco Rizzo, autore, ragazzo, collega a cui voglio molto bene e che stimo molto, che parla anche della sua esperienza personale ad Auschwitz nei confronti di queste pagine di storia. Pacca, appunto, scrive una storia abbastanza lineare, nemmeno particolarmente virtuosa, innovativa, si limita ad attenersi alla storia. Procede in maniera cronologica secondo ciò che i libri di storia hanno insegnato a lui, così come hanno insegnato a noi. Quindi c'è un buon lavoro di ricerca, però. Ma il progredire della storia è molto classico, molto ordinato, non c'è grande inventiva, se non appunto quella di mettere Magneto, il giovane Magneto, al centro di tutto. Invece, a me i disegni di Caro mi piacciono molto, ma credo che qui abbia dato il meglio in assoluto, perché un po' ha sempre una griglia che gli dà molto spazio, guardate, quindi può lavorare con serenità, concentrandosi sui primi piani, sull'espressione dei personaggi, non affollando le vignette di troppi dettagli. Guardate gli sfondi come sono spesso vuoti, sono dei campi che in cui l'occhio del lettore va, trova il suo punto di fuga e riesce a concentrarsi poi su quelli che sono i dettagli significativi. Guardate questa splash page, ma è un Carmine Giannometto quanto mai pulito in questa storia, pulito, sottile, attento, e soprattutto riesce a dare un'immagine significativa delle reazioni, della sofferenza sui volti scavati di questi lividi, feriti, affamati di questi personaggi. Gli occhi, sono gli occhi che apparono in questa storia, gli occhi di un bambino che poi sarebbe diventato uno dei villain Marvel più crudeli, ma che è ancora un bambino, che è ancora piccolo, è ancora sogno, e piano piano la luce nei suoi occhi si andrà spegnendo, sarà sempre più disilluso. Ci sono delle splash page terrificanti, non ve le faccio, ce n'è una qua, ma ve la faccio vedere perché ve la dovete beccare in pieno come me la sono beccata in pieno io. È davvero, non è una bella storia Marvel, di Marvel non ha niente, è un bel fumetto, è una bella graphic novel che documenta la storia, ecco. Faccio vedere, come di consueto, la copertina sotto la sovracopertina di Marco Giucevic, è un dipinto digitale che raffigura appunto il giovane Magneto ghettizzato. Questo è quanto. Magneto Testamento è una storia che non lascia indifferenti, e anche parlarne non è molto facile. Questo è, ma la storia è anche questa, non bisogna mai dimenticare. Ciao Bad Comics.